Buon day a tutti ragazzi, sono RS92 e benvenuti in questo nuovissimo video e benvenuti in un nuovo episodio di Squishy Bananas, il mio format di recensioni non professionali. E ragazzi, siamo arrivati già subito a uno dei momenti più alti dell'anno perché finalmente è stato rinviato e uscirà a novembre. È stesso uscito, ragazzi, è uscito Dune parte 2, che era uno dei film che attendevo più per quest'anno. E vi dico che ragazzi, già a marzo potremmo avere il potenziale film dell'anno. Ma come al solito, parliamo di tutto dopo la sigla. Dune parte 1 è uscito nel 2020 ed era un'opera molto particolare perché era un'opera di fantascienza, appunto ispirata al libro di Dune, che era già stato adattato in vari modi, è stato adattato in una serie TV, ho visto, ma la versione più famosa precedentemente a questa nuova versione di Denis Villeneuve, non so come si pronuncia, era appunto la versione di David Lynch, che io tra l'altro ho anche in DVD, che non ho mai visto in realtà, però giuro che un giorno la guardo. E appunto Dune è, tra virgolette, famoso perché è un po' un'opera che sembrava inadattabile. Tant'è che anche Lynch, che vuol dire non è l'ultimo dei mai capitati, ha provato ad adattarlo e non è proprio riuscito moltissimo nel suo intento, sia per i limiti tecnici che c'erano allora, che faceva alcune cose che veramente sono inguardabili. Sia perché ha adattato quello che noi adesso vediamo in Dune 1 e in due parte 2, che sono due film sostanzialmente da 3 ore, in un unico film da 2 e mezza. Quindi ovviamente l'adattamento non è che potesse essere chissà cosa. Però nel 2020 è arrivato Dune, tra l'altro in periodo Covid, quindi comunque un'epoca problematica così. Andò tendenzialmente bene e decisero quindi di fare la parte 2, che doveva uscire a novembre, ma per lo sciopero dei sceneggiatori e cose varie è stata rinviata a marzo. E vi dico, meno male che è stata rinviata a marzo, perché se usciva a novembre rischiava di essere oscurato come film dagli altri film grossi che erano usciti nell'anno. Comunque era uscito Barbie, era uscito Spider-Man, era uscito Oppenheimer, vari film molto grossi, molto importanti che l'avrebbero messo un po' in ombra. Invece, uscendo a marzo 2024, ha fatto il botto, si è preso tutta la scena e ha fatto una cosa incredibile. Perché ragazzi, Dune parte 2 è veramente un film maestoso. Quando finisce io sono rimasto un pochettino lì perché tocca dei momenti di epicità incredibili. La regia è 10 volte, sotto ogni punto di vista, è 10 volte tanto il primo. Di regia, di storia, di personaggi, di qualità del film. È tutto incredibilmente bellissimo. È un'opera gigantesca. E devo dirvi che, ragazzi, un film di fantascienza così bello non si vede da tantissimo tempo. Neanche gli Star Wars sono riusciti a fare un'opera così bella, davvero tanto che non si vede un'opera fantascientifica così bella, e potrebbe anche potenzialmente essere un po' l'erede di Star Wars questo Dune, anche se spero che non lo trasformino in una saga come è stato in Star Wars. Perché tra l'altro, ragazzi, poi ve ne parlerò nella parte spoiler, però ho notato molto in questa parte 2 la cosa bella, perché Star Wars è uscito dopo il libro di Dune, quanto Star Wars prenda ispirazione da Dune. È quasi come, cioè, uscisse oggi Star Wars lo considereremmo un po' una copia. Ovviamente non lo era, non lo era, perché comunque Dune come libro era un libro, comunque Star Wars è uscito, cioè varie cose. Però quanto Star Wars effettivamente prenda come immaginario ispirazione da Dune, e come invece il film di Dune per alcune cose visive prenda ispirazione da Star Wars. Quindi è molto bello questa cosa, mi è piaciuta molto. Comunque ragazzi, come non spoiler vi posso semplicemente dire di andare a vedere Dune 2 perché merita. Non è neanche troppo necessario aver visto la parte 1, perché sì, è una parte 2 che si, cioè, parte dalla fine della parte 1, ma non ci sono così tanti collegamenti alla parte 1 da dover per forza vederlo. Ovviamente vi consiglio di vederlo. Tra l'altro, fino all'8 marzo c'è gratis su Mediaset Infinity, perché l'avevano fatto su Italia 1, quindi per una settimana
cioè su Mediaset Infinity gratis, senza abbonamento, senza niente. Quindi guardatelo, sono 2 ore e mezza. Comunque è un bel film, il primo Dune. Però se non avete proprio tempo di vederlo, la parte 1, potete anche vedervi un riassunto e comunque arrivate belli tranquilli alla parte 2. Però la parte 2 dovete vederla al cinema, non aspettate lo streaming, perché vederla in sala, la sala migliore che avete nelle vostre zone, perché è veramente maestoso sotto il punto di vista. La musica bellissima di Hans Zimmer, vi dico, di regia, tocca delle inquadrature, delle sequenze che vediamo anche nel trailer, però non vi voglio dire comunque niente, poi ne parlerò nella parte spoiler, che sono veramente super bellissime. Cioè le guardi e rimani così estasiato. Poi vabbè, io l'ho visto all'Arcadia, in sala energia, 70 mm con l'Atmos, eccetera, eccetera. Tra l'altro quando è iniziato il film è saltata la luce varie volte, si è andata proprio la corrente in tutta la sala, però va bene. E vi dico, io avrei visto tranquillamente la parte, cioè tipo veramente quando esce la parte 3 faccio una maratona, perché quando è finito la parte 2 potevo tranquillamente vedere altre 6 ore di parte 3 subito, perché è incredibile, veramente. Io ero così tanto catturato che mi distaccavo dalla storia solo quando avevo sentito bere la coca. Cioè è veramente bestiale, e un film di questa qualità secondo me non si vede da un bel po', soprattutto nell'ambito fantascientifico. E ultima cosa, però a parte spoiler, però sempre non rischiare di dirvi niente, secondo me con la parte 3, che ragazzi è già ufficiale che la fanno, perché Zimmer sta già componendo la colonna sonora, la sceneggiatura è finita, quindi si fa la parte 3. E comunque volevo dirvi appunto che con la parte 3, secondo me, Dune come trilogia potrebbe diventare una delle migliori trilogie, sicuramente fantascientifica, ma anche non in generale, perché ragazzi la parte 2 è proprio, non vi dico niente, andate a vederlo, ovviamente non sono senza parole. Quindi direi che possiamo passare alla parte spoiler per parlare più nello specifico di quello che ho accennato prima. Ragazzi, parto dicendo che secondo me, ragazzi, ora che avete visto, voi siete nella parte spoiler, il film, ci sono delle scene che a me hanno veramente, cioè sono quasi dei quadri. Inizia la sequenza più o meno centrale dove presentano il villain, che adesso non mi ricordo niente come si chiama, perché ho proprio un problema a ricordarmi sti nomi strani qua. Mi ricordo solo Uzul e già il nome del profeta lì non me lo ricordo, giuro. In cui presentano Feyd Rauta Harkonnen, che è il tipo pelato degli Harkonnen, che è sostanzialmente il villain della pellicola, anche se ho delle cose da dire dopo su questa cosa. La parte lì in cui presentano non solo il mondo degli Harkonnen, ma appunto il villain, di cui già non mi ricordo più il nome, è, per me è bellissima, perché è fatta con, a parte delle inquadrature, quando si crea quel chiaro scuro tra la faccia di lui presa proprio dritta dritta centrata, neanche fosse Wes Anderson, con il resto tutto nero, cioè solo lui con la faccia bianca, ti mette un timore, cioè tipo proprio ti incute timore il personaggio. È veramente bellissimo. E tra l'altro, cosa che cioè io pensavo fosse semplice bianco e nero quella cosa lì, in realtà se fate caso, cioè se avete fatto caso durante la visione, non è esattamente in bianco e nero, perché sostanzialmente, come loro stessi ci spiegano, c'è un ragionamento dopo, sono arrivato, che si vede in alcune scene quando loro sono in ombra, non sono alla luce del sole, ovvio che loro non è che sono colorati, però vedi un pochettino il beigiolino della pelle, no? Cioè come se fossero in una stanza buia normale. Invece quando sono alla luce del sole, come loro stesso ci spiegano, però non ci avevo collegato quando l'ho visto, che il loro sole nero dà luce, ma è una luce priva di colori, quindi cioè non è che è in bianco e nero, è la loro luce, la luce del loro sole che non trasmette colori. Ed è bellissimo perché è in pratica è in bianco e nero, però è un bianco e nero molto 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 particolare che si adatta in base alle situazioni, e per me è bellissimo. Poi anche il combattimento, cioè Austin Butler è stato bravissimo secondo me a fare questo personaggio, che però secondo me viene sfruttato un po' poco, purtroppo, perché quando l'hanno presentato, cioè poteva essere il villain della vita, e l'hanno sfruttato un poco, perché si vede in quella sequenza lì quando spara le navi e basta, e poi nel duello finale con Paul.
E poi, no, cioè, sì, te lo presentano che è un po' antipatico, no? Però non fa niente di così cattivo per essere il cattivo, capito? Cioè, degli Arconan, quindi è il rivale. Però è più un rivale, capito? Che, dato un rivale che compare negli ultimi 10 minuti, poi muore. Non è che sia chissà cosa. Però, per dire, secondo me, se fatto il duello, cioè, sì, ha tipo lanciato i missili sulla roba dei. Non mi ricordo neanche. Dei Fremen, ecco, questi mi ricordo. Sul santuario di dei Fremen. Sì, capisci che ha fatto una cosa brutta, no? Cioè, comunque hai distrutto il simbolo religioso dei Fremen, eccetera, eccetera. Però non, cioè, non è che fa niente di chissà cosa brutto. Però quando, ad esempio, c'era il duello, che loro, cioè, tipo, c'era Pasqua in mezzo, che è andato vicino al personaggio di Zendaya, che non mi ricordo come si chiama, se io lì mi aspettavo che uccidesse Zendaya. E a quel punto sì che fa una cosa cattiva e diventa il villain del film. E, cioè, io dicevo, arriva lì da Zendaya, la uccide e poi si arrabbia e lo trucida. E invece non ha fatto niente. Cioè, sì, ovvio che se nel libro c'è scritto che Zendaya deve star viva, sta viva. Però, non avendo letto il libro, mi aspettavo che, cioè, se l'avesse uccisa, a quel punto faceva una cosa cattiva. Però in generale, comunque, nel film non l'hanno sfruttato tantissimo, perché secondo me il villain vero e proprio del film è lo stesso Paul. Cioè, il Paul è sia l'eroe che il cattivo. E non so voi, però in questa cosa, cioè nella parabola, diciamo, della storia di Paul, che passa da bambinetto così al messia, anche un po' cattivo, tivello, cioè un po' gli girano le scatole. Non so voi, ma io ci ho visto molto invece la storia di Anakin Skywalker, per dirvi alcuni collegamenti di Star Wars. A parte che, cioè, Tatooine è Arrakis, lì i tipi con la mascherona del deserto di Tatooine sono i Fremen, quindi già a partire da questo. Però, cioè, la storia di Anakin, che parte da bambino schiavo del tipo, che poi, tra l'altro, è anche l'eletto, colui che deve salvare i giri, eccetera, 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 che piano piano, accecato dal potere, diventa cattivo, diventa Darth Vader, è più o meno quello che succede a Paul. Perché secondo me, quando finirà nel terzo, lui diventerà il cattivo. E anche in alcune scene, quando tipo lui arriva, che c'ha il cappuccio, Paul intendo, che ha il cappuccio così, non so se riesco a trovare delle reference, perché il film è ancora al cinema, quindi vedere se riesco. Comunque arriva e la scena ricorda molto l'ingresso al palazzo in episodio 3 di Anakin. E comunque in generale, cioè, il percorso di Paul è parte da ragazzino, è una famiglia nobile, ok, però a livello di importanza è il figlio di suo padre, non è nessuno, no? Fino a diventare, sempre perché è l'eletto che deve salvare Arrakis, diventa dio sceso in terra fortissimo. E io ce l'ho ritrovato molto in questa cosa di Anakin. Ci sono alcuni personaggi generali che sono sfruttati un po' pochi, a partire dall'imperatore e da sua figlia, che probabilmente avranno un ruolo molto più importante in parte 3, come è stato ad esempio per Zendaya, che nel primo appare nelle visioni e basta. Nel secondo è molto importante, probabilmente l'hanno presentato nel secondo. E poi sono personaggi che si svilupperanno di più nel terzo, anche perché tecnicamente la moglie dell'imperatore poi diventerà, cioè, scusate, la figlia dell'imperatore diventerà la moglie di Paul, tecnicamente, nei suoi piani malefici. Quindi sicuramente. Però diciamo che sono quei personaggi che vengono sfruttati un po' pochi. Poco. Però, ragazzi, cioè, ha dei difetti, ma sono veramente dei difetti minuscoli. Cioè, una cosa che tipo a me ha fatto strana, però magari è una cosa che io non ho capito, è che Paul, cioè, sta in mezzo ai Fremen, ok, però per pochi giorni, settimane così, e diventano gli occhi blu. Mentre gli Harkonnen, che ok, che, cioè, che stanno magari nei palazzi così, voglio dire, sono lì da decenni in Arrakis, che comunque la spezza c'è praticamente ovunque nella sabbia, anche semplicemente la gente che va a scavare la sabbia. È possibile che gli Harkonnen nessuno ha gli occhi azzurri? Boh, cioè, messa lì così mi sembrava un po' strana. Poi, ad esempio, che c'è un forte distacco tra la caratterizzazione della madre dal primo film al secondo. Cioè, io me non l'ho notato, perché, cioè, nel primo film madre ti supporta Paul sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Nel secondo, già quando parte, prima di diventare anche reverenda madre, che lì ci sta perché bevi l'acqua lì del destino, e quindi ci sta che magari ampliandoti la visione diventi un pochettino più scorbutico.
ma anche prima di aver bevuto l'acqua, cioè proprio alla partenza del film, era sempre arrabbiata con un po' così, cioè sempre inversa, boh, mi sembrava una roba strana. E poi c'è una cosa mia che dà fastidio probabilmente solo a me, però ragazzi, quando in un film si mettono talmente tante lingue straniere che ogni 3x2 ci sono, cioè neanche straniere, sono lingue inventate di un altro pianeta, che ogni 3x2 devo leggere i sottotitoli, tra l'altro non so, cioè, se sia in tutte le sale o così, comunque dove ero io i sottotitoli erano anche in inglese, che non è che sia un problema, però comunque in generale quando si parla talmente tanto una lingua che lo spettatore non può capire e devi ogni 3x2 leggere i sottotitoli, a me dopo un po' mi rompo, cioè basta, parla in una lingua che, cioè, trova un modo per parlare più spesso la lingua che io posso capire, perché anche per dire Mare Fuori che fa schifo sotto ogni punto di vista, ma sempre il fatto che parlo in napoletano ci sono sempre i sottotitoli, dopo un po' mi rompo, capito? Però sono veramente delle cose sottilissime rispetto a quanto è bello questo film. E ragazzi, quando vi ho detto all'inizio, all'intro, per me, seriamente per me, il film dell'anno potrebbe essere arrivato a marzo, a inizio marzo, al 28 febbraio, poi mi pare che è a marzo. Perché tra i film che escono quest'anno, secondo me, forse solo Joker 2 può arrivare, ambire ad arrivare al livello che ha toccato 1 e 2. Per il resto, cioè, Deadpool 3 sicuramente non lo raggiunge. Gli altri che escono, a meno che tirano fuori a caso così, che esce una roba. Cioè, se esce il film di Coppola, per dire che non credo che esca quest'anno in realtà. Però può arrivare a Dune, però magari è una roba più autoriale così. Però gli altri film che escono quest'anno, Deadpool 3 non ci arriva, Inside Out no. Esce il Pianeta delle Scimmie, The Karate Kid, Venom 3, non credo che possa ambire ad arrivare a Dune 2. Quindi, cioè, su quelli che noi sappiamo fino adesso che usciranno quest'anno, magari ne annunciano altri così, è l'unico, non c'è nessuno che può ambire ad arrivare, credo, tranne Joker 2, a superare Dune 2. Quindi si vedrà a fine anno, però secondo me, ragazzi, a parte che agli Oscar dell'anno prossimo sicuramente verrà super candidato, comunque è anche un blockbuster, cioè a me piace molto perché è un blockbusterone, ma con quella visione autoriale, capito? Cioè non è che vado a vedere Barbie, per quanto possa avere una visione autoriale Barbie, sicuramente sì, ma è un po' l'Oppenheimer di turno, capito? Cioè comunque un film autoriale che però per qualche motivazione diventa un blockbuster, comunque una roba molto commerciale. Per Oppenheimer era per il Barbenheimer, per Dune è perché è Dune, perché c'è Timothée Chalamet, perché c'è Zendaya, per vari motivi. Comunque ragazzi, sicuramente ci saranno moltissime altre cose da dire, però direi che possiamo passare al voto finale con il nostro Banana Meter. E ragazzi, sono stato molto combattuto su un mezzo voto, se aggiungere un mezzo voto oppure no, ma sono giunto alla conclusione che secondo me Dune 2 merita il voto di 10, ragazzi, dove 10 non è, come al solito, perfezione assoluta, ma è capolavoro nel suo genere, nel suo ambito, ma Dune 2 è comunque un capolavoro in generale. Quindi ero indeciso se mettere i 9,5 o 10, ma secondo me quel mezzo punto se l'è meritato completamente. Comunque ragazzi, ditemi voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate invece di Dune 2. Vi ricordo sempre che se volete avere una mia opinione flash sul film, anche appena finisco di vederlo, in descrizione trovate il mio Linktree con i link al mio profilo Instagram e al mio profilo TV Time, dove potete trovare tutti i film e serie che vedo con relative votazioni, in modo molto più veloce che aspettare il video che devo registrare, più lungo, editare, in generale comunque dura di più, quindi sapete cosa fare. Detto questo, ragazzi, direi che il video può terminare qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e per altri video di questo tipo mi raccomando iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Vi ricordo anche che in descrizione trovate davvero tantissimi link utili e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!